Allora, buongiorno bellissime, bellissimi, splendidi, meravigliosi, buondì, buondì, buondì. Allora, bellissimi e buonazzone. Come vedete, un trucco straveloscissimo perché sono in ritardissimo, lei l'ha già pubblicato e non mi piace rimanere indietro in queste cose. Come avrete letto dal titolo, è un video in collaborazione con Carlottuzza. La mia stelluzza, devo dire che è una ragazza davvero dolcissima, disponibile, davvero io sto conoscendo delle ragazze qui su YouTube che davvero c'è cioè, solo da togliersi il cappello e farvi così ragazze, siete veramente eccezionali e quindi abbiamo deciso di fare dei video in collaborazione più spesso. Abbiamo fatto il video tag petrolio e adesso ho scelto io invece il color rosa. E lei l'ha già pubblicato, io speravo di pubblicarlo oggi, ma devo andare al lavoro e devo uscire, quindi non ce la faccio. Naturalmente mi sono messa in tinta, orecchioni rosa. Allora, veniamo subito a noi e veniamo al zucco, al marzucco. Allora, naturalmente ho anche gli occhiali rosa, questo è poco ma sicuro, naturalmente anche gli occhiali rosa. Ce ne sarebbero anche un altro paio. Che so, fucsia invece di rosa. Eccoli qua. Allora, siccome il rosa è un colore che comunque vi ho menzionato spesso, vorrei mettere delle cose che non avete ancora mai visto e sarà dura. Però, naturalmente non metterò rossetti e rossettini perché ve li ho già fatti vedere. Questo che vedete, come vedete, lo metto sempre, quello sempre della Wet n Wild. Che vi ho messo tra i promossi del mese scorso, di questo, scusate. Quindi vorrei mettervi cose che non avete ancora visto. Quindi cercherò di fare del mio meglio per mettere cose che ancora non avete visto, perché non vi voglio fare dei video logorroici dove faccio tutto e vi faccio vedere sempre le stesse identiche cose. Allora, naturalmente vi vorrei far vedere, ve lo nomino e basta però. Quindi comincio con i rossetti. Questo della Berry M, quello neon che vi ho fatto vedere e vi metterò anche nel video ho fatto il video dei preferiti dell'autunno. Voi mi direte, ma in autunno questo è un colore che non mettete. Io invece. Sì! Io ora bisogna aspetti. Devo andare a mangiare, ma se no non ce la faccio. Mi piace molto usare anche questi colori qua d'inverno. Un bel rosa acceso mi ci sta da Dio. Quindi non sto a farvelo rivedere ed è questo qua. Un rosa che vi vorrei però far vedere. È questo qui della Avon, il Pink Kiss. Allora, è un rossettino mini. Io quando l'ho visto ho detto, ma come colore sarebbe veramente bellissimo. Non so se vedete quanto è bello sto colore, però è un colore abbastanza lucido. Ve lo faccio vedere. Inizialmente, eccolo qua, è questo rosa bello acceso. Comunque un rosa chiaro acceso. Devo dire che inizialmente ero un po' delusa, invece adesso mi piace un sacco. Lo metto sopra quello che avevo adesso, lo metto sopra ad altri rossetti rosa e devo dire che fa un bellissimo effetto rosa acceso. Quindi devo dire che è un ottimo rossettino, super rivalutato. Ce n'era un altro che vi volevo far vedere, aspettate. Allora, altri tre rossettini che non vi ho mai fatto vedere, poi passiamo al resto. Uno è il Rouge in Love 232M di Lancôme. Questo qua. Allora, è un colore abbastanza scuro, vedendolo così dal rossettino. Invece poi è abbastanza perlato. Però ha un rosa, devo dire, e ancora mi batto negli occhiali. Un rosa molto bello, io non so se lo vedete. Ora sì che lo vedete, c'è una luce splendida stamani, fortunatamente perché è giorno attivo, sono le 12. Come vedete è un rosa abbastanza antico, scuro, però non è un rosa di quello da vecchia. È veramente molto molto bello, a me piace un sacco questo colore. Mi è stato regalato quando sono andata a lavorare in profumeria. Questo
quindi non so come ringraziarle. Ve ne faccio vedere altri due della MAC che poi vi metterò di nuovo nel video della MAC, il numero 7 e il numero 4. Allora, questo è il numero 7 ed è un rosa un po' più scuro, e questo è il numero 4, che io adoro questo numero 4. Allora, questo è 4, classico rosa, bello rosa pink proprio, e poi c'è il 7, che è questo rosa molto più scuro, eccolo qua. Come vedete, questo è più corallo forse, quello della Lancôme. È un rosa fucsia un po' più scuro, comunque tanto adesso in questi giorni vi devo fare il video dei rossetti MAC. Poi, allora, veniamo adesso... Allora, vi devo far vedere degli ombrettini, dei blushettini. Allora, una cosa che non posso non nominare è questo qua, ed è il Pupa Vamp rosa fucsia, il 402 fluo. Allora, voi non avete idea veramente di quanto tinge questo mascara. Ve lo faccio vedere nelle punte in fondo. Vedete, ce l'ho a malapena toccato. Allora, è veramente un mascara tremendo. Io ci sono rimasta davvero davvero malissimo quando l'ho visto. Non credevo che tingesse così tanto. Io ho anche il Pupa Vamp nero e devo dire che non mi sono trovata per niente male. Ma credo sia uno dei pochi... mascara colorati che tingono... da far paura, davvero davvero da far paura. Poi veniamo adesso blush e palette. Allora, cominciamo con i blush, anzi con le palette. Prima palette che non posso non menzionare è la Petal Plusher della Wet n Wild. Allora, è una palette sul viola, però ci sono anche questi due rosa, che è quello che su oggi ho. Un viola chiaro e un rosa un po' più chiaro. È più sul viola questa che sul rosa, quindi perdono. È un'ottima palette, lo sapete, adoro la Wet n Wild, niente da dire. Era più sul viola, sbagliato. Un altro che mi sembra di avervi già fatto vedere, ma non lo posso non menzionare, è il numero 75 Blush Powder della Makeup Forever. Allora, questo sarebbe un blush, io lo uso come ombretto, perché è un blush talmente acceso che metterselo addosso è quasi impossibile. Allora, vi faccio vedere, eccolo qua, cioè, ditemi voi come uno può andare a giro con una strisciata di blush così. Cioè, ha una pigmentazione che ha una potenza esagerata, quindi cosa dire, io lo uso come ombretto, ci ho rifatto diversi trucchi ed è... perfetto. Forse mi è stato detto di usare questo per quelli potenti. Boh, vediamo un po' che mi hanno detto. Ecco, vedete, sì. Che magari l'ho riuscita a stendere un po' meglio, ma insomma, sono troppo pigmentati. Quando un blush è così pigmentato, io faccio fatica davvero a darlo. Comunque, veramente. Ottimo prodotto, lo potevo mettere nei 5 blush ombretto. Cristo, penso l'unico blush che uso solo come ombretto, e me ne sono dimenticata chiaramente. Poi un altro blush che vi vorrei far vedere, che vi volevo far vedere l'altro giorno, è quello di Chanel Jules Contrast 74 Ultra Rose. Allora, io ne ho due così di blush della Chanel, presi sempre da eBay sulle aste, pagati quindi la metà, e altri due sempre della Chanel, però hanno la scialda lunga. Quindi questo è il 74 Ultra Rosé, che è quello più acceso della collezione. Eccolo qua. Allora, non è uguale a questo, perché questo, se lo vedete, è molto più fucsia scuro. Allora, a parte, voi non avete idea dell'odore che hanno questi blush. Ha un odore proprio di rosa, ed è bellissimo. Ed è un colore, devo dire, molto molto bello. Si sa, naturalmente la Chanel fa dei colori pazzeschi, perché come vedete è molto pigmentato, però è innanzitutto super luminoso, e se lo sfumate, vedete, riuscite a dare una sfumatura perfetta. Lo potete dare tanto così, o
molto più sfumato. È comunque un rosa favoloso, fantastico, io lo adoro. Lo uso poco, È di per una una bellezza bellezza fuori di misura, perché riuscite a dosare il colore, che è una meraviglia, mentre quello della Makeup Forever non si può fare. Vi faccio vedere che questo qui, una volta messo, voi lo sfumate, sì, ma non si sfuma per niente bene, è un colore troppo potente. Guardate, eh. Ok, questo è il colore. Vedete? Guardate già con la mano quanto non lo riesco a sfumare. Questo, come avete visto, l'ho prelevato. Ok, il colore è bello pieno, lo andate a sfumare. Ragazzi, io non ho davvero niente da dire, oltretutto perché Chanel, ho alcune cose della Chanel e vi alza le mani, e niente da dire, nient'altro da poter aggiungere. Quindi hanno un prezzo abbastanza importante per essere un blush, oltretutto da 0,4 grammi. È tutto scatola, però ne vale veramente la pena. Purtroppo si vede da queste piccole cose. Quelle della Makeup Forever non lo si sfuma. Questo lo mettete magari bello acceso e lo riuscite a sfumare tranquillamente, con questa bellezza di questo lucido e di questo colore così tenue e bello, che veramente non ha eguali. Ok, veniamo ad un altro blush che non so se ve l'ho mai fatto vedere. Allora, questo qua è un brush, è troppo bello, non avevo sbagliato nulla. È un blush che ho preso da eBay. Allora, è un blush minerale. L'ho pagato 2,50 euro, sempre dai miei negozietti cinesi. Si chiama Efolar Catch Rouge Mineral. È un colore favoloso. Allora, la confezione con la spugnettina fatta così sopra, come vedete già il colore, lo vedete, è un bel rosa acceso, veramente molto bello. È un po' scomoda la spugnettina, perché comunque non è che deposita il colore troppo bene, come vedete. Allora, essendo un blush minerale, come vedete, è molto più compatto rispetto a un blush normale. Però è questo rosa fenue, rosa maialino, che a me piace da impazzire. Io in diversi video ho questo blush, che veramente adoro e mi piace davvero tanto. Davvero, davvero, davvero tanto. Poi, un altro blush che non posso non rammentare, dell'ultimo blush della Situation, è questo della Liol. Ce n'ho tre colori, dal corallo a questo qua. Questo è lo 01. Allora, sono blush in crema. Ne ho altri di blush in crema che vi volevo mettere, ed è questo qua. È un blush in crema, si distende molto bene ed è un colore favoloso. Io non so se lo riuscite a vedere. Eccolo qua. Guardate la bellezza di questo colore. Cioè, dai. Ma lo vedete quanto è bello o no? Anche questo è molto sfumabile, vedete? Anche se sfumandolo comunque il colore rimane bello acceso. Io devo dire che la Liol ha dei prezzi altini, perché questo blush, io, oddio, credo costi sulle 7 euro? No, forse costa di più. Come la BB Cream ne costa 17. Però ragazzi, la Liol è veramente una marca particolare. Io devo dire che non mi sono trovata male con nessun prodotto della Liol, quindi niente veramente da dire, prodotti ottimi. Naturalmente è bello steso anche da solo, perché ha una pigmentazione tale che lo potete stendere benissimo anche da solo. Però se gli volete dare un rosa tenue, leggero, come l'Adorable della Essence, viene perfetto e vi dura tutto il giorno. Comunque reggono abbastanza per essere blush in crema, a differenza di questi cestetti che non durano niente. Ok, quest'altro blush è questo qui, ed è della Double Seven. Vi ricordate, non ve lo ricorderete mai perché tanti di voi neanche l'avranno visto, ed è il video dei promossi e bocciati che ho fatto. Penso, io credo sia il primissimo che ho fatto nel canale. E avevo bocciato la palette di correttori della Double Seven. Io la Double Seven ce l'ho su tutto, ce l'ho su blush, ce l'ho su correttori, ce l'ho su mascara, ce l'ho su blush in crema, ce n'ho 5 di blush in crema. C'è dal rosa al fucsia, c'è un marrone lieve che è meraviglioso, che ve lo volevo mettere infatti nei prodotti autunnali, me ne sono dimenticata, ragazze. Non me le posso ricordare tutte. Questo è il cream blush di Vin, ed è questo super rosa acceso,
A me sti colori mi fanno morire, cioè io ho sempre odiato il rosa, adesso cioè, mi ci ributto le reni al rosa. Allora, è un prodotto veramente molto bello, come vedete ha una scrivenza esagerata ed è un rosa fluo. Cioè, guardate la bellezza, io, boh, vabbè. Si stende come vedete molto bene e si sfuma altrettanto bene. Il colore sfumandolo rimane sempre bello acceso, perché di solito i prodotti in crema, sfumandoli, non perdono il colore. E invece questi no, più le sfumi e più il colore rimane bello acceso. Guardate quanto è bello questo colore. Quindi sono dei colori favolosi, anche gli altri sono super pigmentati, super duraturi perché una volta che si sono bloccati poi non se ne vanno e non avete neanche bisogno di metterci sopra un blush in polvere. Io credo di averli pagati sulle 2 euro ciascuno, sempre su eBay, andate pure a controllare, Double 7 W7. È una marca ottima, a me piace molto, c'è un altro rosa, ma questo è quello più bello. Veramente, veramente, veramente al bacio. Purtroppo, ripeto, uso poco i blush e uso sempre gli stessi perché li ho in cima. Quelli che ho tutti in fila mi viene proprio male di toglierli perché non ricordo comunque quale blush sia. Un altro blush che vi voglio far vedere è questo qua della Broadway Chic. Non ve lo posso non far vedere perché? Perché è un blush meraviglioso. La Broadway Chic, sapete, è quella che vi ho detto che io trovo alla Coop. È un color rosa carne, che io non ho un color rosa carne bello così in tutti i blush che ho. Quello della Kiko forse è rosa carne, ma è più rosa antico. Guardate quanto è bello. È un rosa carne, carne nude proprio. Eccolo qua. Guardate la bellezza di questo blush. Quindi sembra che neanche ce l'avete, però c'avete queste guanciotte leggermente in salute, favolose. Ok, passiamo a qualche ombrettino e poi ho finito. Non vi faccio vedere l'abbigliamento perché ho la felpa con le orecchie rosa e poi poco più fondamentalmente, a parte qualche magliettina, ma insomma, di vestiti grandi cose non ne ho. Allora, in primis vi faccio vedere due ombretti della Debbie, della stessa collezione di quello che amo il blush. E questo è il Color Case Duo 12, che c'è un viola e un rosa tenuissimo. Eccolo qua, è un rosa lilla più che altro. No, forse è un lilla questo, ho detto una cazzata. Guardate la pigmentazione di queste palette. Va bene, niente, questo è un lilla, non lo mettiamo perché è rosa fucsia e lilla ci interessa. Però questo sì. Allora, questo invece è il Debbie Color Case Mono, lo 04. Questo ombretto è veramente favoloso perché si dà sotto l'arcata, che è una meraviglia. È veramente un bellissimo colore, super pigmentato. Guardate qua. Sotto l'arcata ci sta da Dio, si vede comunque il rosa, come vedete la sfumatura rimane comunque bello possente e devo dire mi piacciono molto questi ombretti. Io sono andata alla Coop alle grondaie e purtroppo avevano finito quasi tutto praticamente, c'era rimasto veramente poco e niente, ma devo dire che la Debbie ha fatto davvero un'ottima collezione, mi piace davvero tanto, a prescindere, a partire dal blush a questi ombrettini che sono davvero la fine del mondo, belli davvero, molto 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 belli. Un altro ombrettino di cui vi parlo leggermente così è questo della Kiko, che è un color più che altro rosa salmone, ve ne ho parlato nei 5 blush uguale 5 ombretti, vi ho messo questo perché? Perché è un ombretto, come vedete, di una bellezza spaventosa, guardate quanto è bello, che lo si può usare anche come blush, infatti è per quello che l'ho messo 5 blush uguale 5 ombretti uguale 5 blush, lo si può usare tranquillamente anche come blush, è un rosa, come vedete, qua corallo e qua steso è un bel rosa acceso ed è la fine del mondo, mi piace un sacco. Poi, ultimi due ombrettini che vi faccio vedere sono questi qua. E poi vado a mangiare perché non ce la farò mai ad andare via. Allora, questo è della Maybelline 105 Rosé Tint. Sono questi ombretti qua, fatti mono. Io ce n'ho di diversi colori, sempre presi alla Coop. Devo dire che anche questo lo uso come quello della Debbie. È molto luminoso, vedete? Molto simile a quello della Debbie, solo quello della Debbie forse è più rosato. Questo è più tendente al rosa qui nella cialda, ma poi è un po' più, si vede un po' meno, forse rispecchia un po' più il bianco, quindi vabbè, niente.
Allora, non vi posso non rammentare lei la Technic Electric. Vi lascio il video delle palette Technic Electric e 5 blush uguale 5 ombretti nell'info box, perché di queste palette le dovete assolutamente vedere. Chi non ha visto il video ve lo lascio nell'info box. Sono delle palette favolose, sono la copia sputata della Sleek e della MUA. Io devo dire che sono delle palette favolose, fantastiche, meravigliose. Questa è tutta tendente a rosa viola, c'è cioè quella tutta tendente a colori caldi e quella con i colori mischiati. Vi lascio il link nell'info box, non ve le sboccio perché si vedano nel video. Io ora scappo a mangiare perché sennò faccio tardissimo. Mando un bacione immenso, gigantesco a Carlottina. Carlotta, io ti chiamavo Ottavia, pensa un po'. Io ti chiamerò. Ecco. Il nero nelle labbra, dove l'avrò trovato. Ti chiamerò Otta comunque. Amore, ti mando un bacione grande, grande, grande. Buon fine settimana a tutte. Ciao belle.